Ciao, benvenuti sul canale di Grazia Bottazzoli. Iscrivetevi al mio canale, condividete questo tutorial, cliccate sulla campanellina per gli aggiornamenti, su mi piace e lasciate un messaggio. Oggi faremo il tutorial di questa maglia per donna. Questa maglia per donna mi è stata chiesta di fare un tutorial su una taglia più piccola, quindi andremo a realizzare per una taglia 44-42. Scusate, 40-42 come taglie, ma potete realizzarla benissimo anche per taglie maggiori. Dovete per una 44, 46, 48, 50, eccetera, dovete andare avanti, misurate lo scafo e dovete andare avanti a eseguire i giri che vi farò vedere finché arrivate alla vostra circonferenza dello scafo. Anche per chi porta la 40-42, quando arrivate qui, finché vi faccio vedere, la misurate, misurate e vedete se avete raggiunto la vostra circonferenza. Per realizzare questo progetto utilizzeremo questo filato, si chiama Jeans Bamboo. Jeans bambù è 50%, sono gomito da 50 grammi e sono 150 metri. Sono 50% di bambù e 50% di acrilico. Io l'ho preso di questo colore, un giallo tenue, però potete trovarli in altri colori. L'ho preso dal sito www.lanamania.it. Con questo filato andremo a utilizzare un uncinetto del 4,5. Questo è un scollo tondo. Io ho realizzato 90 catenelle. In centimetri, misurate la circonferenza del vostro collo in centimetri, scusate, la circonferenza della vostra testa in centimetri, che sono 55-60 centimetri. Quando avete misurato la circonferenza, andate a realizzare le catenelle. Io ho misurato la mia circonferenza, è di 60 centimetri. In 60 centimetri, in totale, io ho realizzato 90 catenelle. Adesso andiamo a realizzare 90 catenelle. Prendiamo il filo, l'uncinetto, giriamo e andiamo ad eseguire un nodino. Adesso iniziamo e realizziamo 90 catenelle. In questo modo abbiamo così realizzato 90 catenelle. Dobbiamo tenere presente che questo, per realizzare questo modulo, è un multiplo di 2. Quindi ogni modulo vi occorrono 2 catenelle. Abbiamo fatto 90 catenelle, adesso andiamo a chiudere a cerchio con un punto bassissimo. Questa è la parte del dritto e questa è la parte del rovescio. Noi andremo a chiudere a cerchio nella parte del dritto, in questo modo. Entriamo con l'uncinetto nella prima catenella, prendiamo il filo, lo mettiamo sull'uncinetto, entriamo in entrambi i punti. E così abbiamo chiuso con un punto bassissimo. Adesso abbiamo realizzato 90 catenelle, andremo a realizzare 90 punti alti. Il primo punto alto è composto da 3 catenelle. Mettiamo filo sull'uncinetto, entriamo nel punto successivo e andiamo ad eseguire il punto alto.
mettiamo il filo sul uncinetto, entriamo nel punto successivo, prendiamo il filo, usciamo e andiamo a realizzare un punto alto. Modo andando a realizzare un punto alto entrando in ogni catena. Abbiamo fatto 90 catenelle, andremo a realizzare 90 punti alti. Abbiamo terminato il giro, adesso lo chiudiamo con un punto bassissimo. Contiamo 1, 2, 3, entriamo nella terza catenella, prendiamo il filo, usciamo e rientriamo nel punto. Così abbiamo chiuso con un punto bassissimo. Adesso noi iniziamo a fare questo giro. Eseguiamo 3 catenelle, che sarebbe il primo punto alto. Un punto alto entrando nello stesso punto. Un punto alto entrando nello stesso punto. Una catenella. Un punto alto entrando nello stesso punto, un punto alto entrando nello stesso punto, un punto alto entrando nello stesso punto. Abbiamo così fatto 3 punti alti, una catenella, 3 punti alti entrando nello stesso punto. Saltiamo un punto. Entriamo nel secondo punto e andiamo ad eseguire un punto basso. Mettiamo il filo sull'uncinetto, saltiamo un punto, entriamo nel secondo e andiamo ad eseguire 3 punti alti. Saltiamo una catenella, 3 punti alti, entrando nello stesso punto. Saltiamo un punto, entriamo nel secondo punto e andiamo ad eseguire un punto basso. Mettiamo il filo sull'uncinetto, saltiamo un punto, entriamo nel secondo punto e andiamo ad eseguire 3 punti alti. Saltiamo una catenella, 3 punti alti, entrando nello stesso punto. Saltiamo un punto, entriamo nel secondo punto e andiamo ad eseguire un punto basso. Mettiamo il filo sull'uncinetto, saltiamo un punto, entriamo nel secondo punto e andiamo ad eseguire 3 punti alti. Una catenella e 3 punti alti entrando nello stesso punto. In questo modo. Andiamo avanti così per tutto il giro. E abbiamo terminato il giro. Lo abbiamo chiuso con un punto bassissimo. Adesso andiamo avanti in questo modo. Entriamo nel punto successivo e andiamo ad eseguire un punto bassissimo. Entriamo nel punto successivo, un punto bassissimo. Entriamo, adesso ci troviamo in mezzo. Entriamo. E andiamo ad eseguire un punto bassissimo, una catenella, rientriamo nel punto e andiamo ad eseguire un punto basso. In questo modo, 3 catenelle, dove prima abbiamo fatto il punto basso, andiamo ad eseguire il punto alto. 3 catenelle, entriamo in mezzo ai 6 punti alti e andiamo ad eseguire un punto basso. 3 catenelle, dove prima abbiamo fatto il punto basso, andiamo ad eseguire un punto alto. 3 catenelle, in mezzo ai 6 punti alti che abbiamo fatto prima, andiamo ad eseguire un punto basso. 3 catenelle, dove prima abbiamo fatto il punto basso, andiamo ad eseguire un punto alto. 3 catenelle, in mezzo ai 6 punti alti,
andiamo ad eseguire un punto basso 3 catenelle, dove prima abbiamo fatto il punto basso, andiamo ad eseguire un punto alto. Andiamo avanti così per tutto il giro. Abbiamo terminato il giro, adesso chiudiamo il giro con un punto bassissimo. Entriamo in mezzo al punto basso fatto prima, prendiamo il filo, usciamo e rientriamo nel punto. Così abbiamo chiuso con un punto bassissimo. Adesso andiamo avanti in questo modo, un punto alto sopra il punto basso, entriamo nell'arco, due punti alti. Un punto alto sopra il punto alto fatto prima, entriamo nell'arco. Due punti alti, un punto alto sopra il punto basso fatto prima, due punti alti nell'arco, un punto alto sopra il punto alto fatto prima, due punti alti nell'arco. Un punto alto sopra il punto basso fatto prima, due punti alti entrando nell'arco. In questo modo andiamo avanti così per tutto il giro. Abbiamo terminato il giro, adesso lo chiudiamo con un punto bassissimo. Entriamo nella terza catenella, prendiamo il filo. Rientriamo e rientriamo nell'altro punto. Così abbiamo chiuso con un punto bassissimo. Eseguiamo 3 catenelle, che sarebbe il primo punto alto, un punto alto entrando nello stesso punto, una catenella, un punto alto entrando nello stesso punto, un punto alto entrando nello stesso punto. E abbiamo così eseguito due punti alti, una catenella, due punti alti entrando nello stesso punto. Una catenella, saltiamo un punto, entriamo nel secondo punto e andiamo ad eseguire un punto basso. Una catenella, mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo non nel primo ma nel secondo punto e andiamo ad eseguire due punti alti, una catenella e due punti alti entrando nello stesso punto. Una catenella, mettiamo una catenella, saltiamo un punto, entriamo nel secondo punto e andiamo ad eseguire un punto basso. Una catenella, mettiamo il filo sull'uncinetto, saltiamo un punto, entriamo nel secondo punto e andiamo ad eseguire due punti alti, una catenella e due punti alti entrando nello stesso punto. Una catenella, saltiamo un punto, entriamo nel secondo punto e andiamo ad eseguire un punto basso. Una catenella, mettiamo il filo sull'uncinetto, saltiamo un punto, entriamo nel secondo punto e andiamo ad eseguire due punti alti, una catenella e due punti alti entrando nello stesso punto. Una catenella. Saltiamo un punto, entriamo nel secondo punto e andiamo ad eseguire un punto basso. Una catenella, mettiamo il filo sull'uncinetto, saltiamo un punto, entriamo nel secondo punto e andiamo ad eseguire due punti alti. Una catenella e due punti alti entrando nello stesso punto. In questo andiamo avanti così per tutto il giro. Abbiamo terminato il giro e lo abbiamo chiuso con un punto bassissimo. Adesso andiamo avanti in questo modo. Entriamo nel punto successivo e andiamo ad eseguire un punto bassissimo. Entriamo in mezzo e andiamo ad eseguire un punto bassissimo. Mettiamo il filo sull'uncinetto, eseguiamo una catenella, rientriamo nello stesso punto. E andiamo ad eseguire un punto basso. 3 catenelle,
Mettiamo il filo sull'uncinetto dove prima abbiamo fatto il punto basso, andiamo ad eseguire il punto alto. 3 catenelle, entriamo in mezzo ai 4 punti alti fatti prima e andiamo ad eseguire un punto basso, 3 catenelle, dove prima abbiamo fatto il punto basso, andiamo ad eseguire un punto alto, 3 catenelle. Un punto basso in mezzo ai 4 punti alti di prima, 3 catenelle, un punto alto sopra il punto alto di prima, 3 catenelle, un punto basso in mezzo ai 4 punti alti, in questo modo. Andiamo avanti così per tutto il giro. Abbiamo terminato il giro, adesso lo chiudiamo con un punto bassissimo. Entriamo qui dove prima abbiamo fatto il punto basso, prendiamo il filo, usciamo e rientriamo nel punto. Così abbiamo chiuso con un punto bassissimo. Adesso andiamo avanti in questo modo. 3 catenelle, che sarebbe il primo punto alto, entriamo nell'arco e eseguiamo 2 punti alti. Un punto alto sopra al punto alto fatto prima, 2 punti alti entrando nell'arco, un punto alto sopra al punto basso fatto prima, 2 punti alti entrando nell'arco, un punto alto sopra al punto alto fatto prima, 2 punti alti entrando nell'arco. Un punto alto sopra il punto basso fatto prima, 2 punti alti entrando nell'arco. Un punto alto sopra il punto alto fatto prima, 2 punti alti entrando nell'arco. E andiamo avanti così per tutto il giro. E questo è il primo tutorial di questa maglia o canotta, come preferite. Questa è una taglia 40-42, ma potete benissimo realizzarla per una taglia 44, 46, 48, 50 facendo in questo modo. Misurate, indossate su voi stessi lo scollo. Così vedete se così vi va bene. Questa misura è per una taglia 44, scusate, 40-42. Nel misurarvi, quando lo indossate, capite quanti giri vi mancano per arrivare alla vostra larghezza delle spalle. Oppure, se volete realizzare una mezza manica, andate, fate 2 giri in più. Così per ogni taglia aggiungete sempre 2 giri o 3 in più, dipende dalla vostra costituzione, come siete fatti. Il tutorial è così terminato, ciao al prossimo video!